Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Poker64 e oggi continuiamo su Phoenix Wright Ace Attorney. Allora, l'ultima volta il procuratore Payne ha convocato il suo testimone Frank Sowit, adesso sta testimoniando e noi lo stiamo controinterrogando, non so se si dice, su ciò che ha visto riguardo all'omicidio di Cindy Stones. E da quanto abbiamo visto noi dalla cutscene iniziale è stato proprio lui a ucciderla, quindi adesso immagino che dovremmo dimostrarlo. Ok, vendevo abbonamenti porta a porta quando ho visto un uomo uscire dall'appartamento. Ok. Non è normale vedere un uomo uscire da un appartamento? Mi sembra strano che lei abbia notato la sua presenza. Cioè, in che senso, Phoenix? Io, non so, mi è sembrato un po' strano tutto qui. Sembrava infuriato e spaventato allo stesso tempo. Proprio come un criminale che fugge dal luogo del delitto. La difesa richiede che il testimone non si perda in futili congetture. Certo, il testimone sta solo dicendo che l'uomo che ha visto gli sembrava sospetto. Fuck, non riesco mai a leggere i suoi dialoghi senza balbettare. Che cosa è successo dopo? Doveva andare di fretta visto che la porta dell'appartamento era rimasta mezza aperta, ok? Mezza aperta, ha detto. Sì, la porta era rimasta mezza aperta, è così. Ho aspettato un po', ma nessuno è venuto a chiuderla. Allora mi sono detto, molto strano in una grande città come questa. Capisco, dopo che cosa è successo? Trovando il tutto decisamente strano, sbiciato dentro l'appartamento, ok? Per quale ragione l'ha fatto? Beh, la porta era socchiusa. Penso sia naturale aver voglia di dare una sbirciatina. In fondo scaliamo le montagne solo perché esistono, la stessa cosa. Beh, non proprio, questo è un paragone da... Vabbè, evitiamo paragoni. Cioè, nel vero senso della parola. Della frase. Niente di più vero, chiunque di noi avrebbe guardato dentro. Ecco, Payne è il classico leccaculo che lecca il culo appunto ad ogni stupidaggine che dice che dice Sowit. Perché Payne l'ha interrotto perché Payne l'ha interrotto così bruscamente? Immagino che Payne lo sappia che sia stato lui. Beh, non so se lo sappia. Lo sappia, ma immagino che ho scritto schippato per sbaglio. Immagino che lo sospetta, tipo, perché i procuratori cercano sempre di nascondere. Ah, non ve l'ho neanche fatto notare, ma quei 5 punti interrogativi, da quanto ho letto dal manuale, sembrano tipo una specie di vita. E tipo, se io presento una prova sbagliata, ne scompare una. Che da quanto ho visto negli altri giochi è stata rimpiazzata con una barra, credo. Allora, aspetta. Ok, non ho schippato niente. Allora, ho visto qualcosa per terra. È una donna, era immobile, morta. Era sicuro che fosse morta? Beh, no, non sicurissimo. Era completamente immobile, c'era sangue ovunque. Beh, potrebbe aver avuto il ciclo, robe così. In effetti chiunque avrebbe pensato che fosse morta. Molto bene, e poi che cosa è successo? Se già il sangue ha avuto il coraggio di entrare, ok. Quindi non ha toccato nulla nell'appartamento? Sì, niente di niente. Ho capito, poi che cosa è successo? Ho subito pensato di chiamare la polizia. Ok. Ha pensato di chiamare la polizia, vuol dire che in realtà non l'ha fatto. Beh, Phoenix, se la polizia ha scoperto il corpo, vuol dire che qualcuno ha chiamato, quindi perché sta domanda? La prego, ascolti il resto della testimonianza, ecco, anche Payne l'ha capito. Ha pensato di chiamare la polizia, d'accordo. Poi che cosa è successo? Ma mi sono accorto che il telefono del suo appartamento non funzionava, perché c'era il blackout, no? L'omicidio è avvenuto intorno alle 13, no? Quindi aspetta. Sì, dalle 12 alle 18, quindi sì, c'era il breakout quando è morta. Il telefono dell'appartamento non funzionava? Sì,
Sì, cioè no, insomma, non funzionava. Mi ha appena detto di non essere entrato nell'appartamento, o sbaglio? Ah, oh, beh, immagino. Non so se questa cosa l'ho detta anche nel precedente episodio quando ha testimoniato, ma immagino che adesso c'è. Perché immagino che lui è entrato nell'uscio iniziale, non so se si chiama così, nell'ingresso, quindi immagino che non conti come nell'appartamento vero e proprio. Oh, sì, certo, posso spiegare. C'era un cordless su uno scaffale nell'ingresso dell'appartamento. Dopo averlo raggiunto con la mano, ho cercato di usarlo per chiamare la polizia. Ma il telefono non funzionava, giusto? Poi cosa è successo? Quindi sono corso al parco lì vicino e ho chiamato da una cabina telefonica. Ok? Tutto quadra. Perché utilizzare una cabina telefonica? Vabbè, sì, c'ha ragione, perché potrebbe aver telefonato con il cellulare, no? E infatti. Beh, io non ho un telefono cellulare. E a quell'ora, in pieno pomeriggio, i vicini non erano in casa. Ah, ho capito. Fuck. Shit. E a che ora ha detto di aver telefonato? Ok, dopo 2000 anni e mezzo. Ricordo perfettamente l'ora. Erano le 13 in punto, ok? Quel perfettamente è molto sospetto, signor Zowit. Alle 13, ne è sicuro? Sì, sicurissimo. Sembra molto di sicuro. Aspetta. Quando è morto? Cosa? Vediamo se quadra. Tra le 16 e le 17, quindi ancora non era morto, ok? Già trovato la contraddizione. Sembra molto sicuro di sé. Alle 13? Ok, adesso mi sta cercando di guidarmi verso quella direzione. Right, non ti sembra un po' strano? Mostragli una prova per contraddirlo. Ok. 13 in punto. L'uomo che ho visto fuggire è proprio l'imputato. Seduto lì ne sono sue con. Sicuro. Ne è assolutamente sicuro al 100%? Sì, era lui, senza dubbio. Il testimone afferma di esserne sicuro? Ok, quindi. L'imputato è sul. Ok. 13 in punto. Quindi. Tra l'altro, se premo Y. Sì, posso dire obiezione, ma non c'è il microfono sul desmium, credo, quindi non funziona. Va bene, devo presentare il referto dell'autopsia, no? Quindi mostra obiezione, perfetto. Quando la musica si ferma vuol dire che ho fatto giusto, penso. Ha detto di aver trovato il cadavere alle 13, ne è sicuro? Certo, erano sicuramente le 13. Onestamente, lo trovo molto difficile da credere. La sua di. Questo tema, man. È il tema dell'obiezione, molto. L'ho sentito in molti tributi, diciamo, a questo gioco. È un molto, diciamo, memorabile come tema. La sua dichiarazione è in palese contraddizione con il referto dell'autopsia. L'autopsia fissa l'ora del delitto tra le 16 e le 17. Del decesso, non del delitto. Alle 13 non c'era proprio nessun cadavere da trovare. Come spiega questa leggera differenza di 3 ore? Ah, come no, certo. Anche l'obiezione di Payne lascia sollevare alcuni dubbi. Fuck. Perché quando mi fermo a parlare poi non riesco più a leggere? Tutto c'è in influente, il testimone si è solo confuso sull'ora. Beh, ha detto di esserne assolutamente sicuro. Anche il giudice conferma. Dopo una simile testimonianza faccio fatica a crederlo. Signor Zowit, perché è così sicuro di aver trovato il cadavere alle ore 13? Io, beh, sì. Questa è una bella domanda. Ottimo lavoro, Wright, l'hai messo alle corde. Continua così, metti in evidenza le contraddizioni. Una menzogna ne genera sempre un'altra. Scoprine una e tutto il suo castello di bugie crollerà. Bel paragone. Aspetti, ora ricordo. Per favore, vuole riproporre la sua versione dei fatti? Un'altra deposizione, bene. L'ora del ritrovamento. Vede, ho sentito l'ora nello stesso momento in cui ho scoperto il cadavere. C'è una voce che annunciava l'ora. Forse proveniva dalla televisione. Oh, ma era indietro di 3 ore, no? Credo che la vittima stesse guardando un programma registrato. Ecco perché pensavo che fossero le 13. Sono davvero desolato per questa spiacevole incomprensione. Ok.
Capisco. Ho sentito una voce che annunciava loro in un programma registrato. Signor Wright, ora può interrogare il testimone, ok? Wright, sai cosa fare? Ce l'ho in pugno. Ok, controinterrogatorio. Ora del ritrovamento. L'altro non me l'ho neanche fatto notare, ma adoro molto la musica delle interrogazioni. Cioè, se sembra. Adesso, come ho detto, mi immagino io seduto al banco che mi interrogano a scuola, tipo con questa musica di sottofondo. Vero, sentitelo nel momento in cui ho scoperto il cadavere, ok? Ha detto di aver sentito l'ora, non di averla vista. Beh, se trovi un cadavere a casa, non è che guardi l'ora, non è che. Cioè, vabbè. Esatto, l'ho solo sentita. L'unica cosa che ho visto è stato il cadavere a terra. Non ho pensato a guardare nient'altro, tanto meno l'orologio. Non le sembra un po' strano? Sta dicendo di aver sentito qualcosa. Ma se era così scioccato dalla vista del cadavere, non poteva sentire proprio niente. Beh, non è proprio vero, Phoenix, perché non è che diventi sordo quando vedi un cadavere. Magari sei un po' scioccato, ma se c'è un suono lo senti. Il testimone ha dichiarato di aver sentito l'ora. Sembra ridicolo affermare che non avrebbe potuto sentire nulla. Devo accogliere l'obiezione dell'accusa. Signor Sowit, la invito a proseguire con la deposizione. C'era una voce che annunciava l'ora, forse proveniva dalla televisione, ok? È sicuro che fosse davvero una televisione, non per esempio una radio? Oh, aspetta, ma c'era il blackout, no? Sì, quindi. Quindi non avrebbe potuto sentire niente perché c'era il blackout, quindi non funzionava. O beh, in effetti poteva anche essere una radio. Per sua informazione, sul luogo del delitto non c'era nessuna radio, c'era solo un grande televisore. Wright, non ci metterei la mano sul fuoco, ma c'è qualcosa che puzza in tutto questo. Il fatto di sentire la televisione non mi convince. Il testimone ha sentito l'ora e l'ho appena affermato sotto giuramento. Beh, vabbè. Sta anche mentendo sotto giuramento, adesso che ci penso. Vabbè. Oh, maledetto di 3 ore, no? Ok. Come spiega questa differenza di orario? Beh, continua la deposizione, lo scopri? Ebbene, signor Sowit, ha una spiegazione? Credo che la vittima stesse guardando un programma registrato, ok? Un programma registrato? Sì, questo spiegherebbe perché l'ora era sbagliata. Potrebbe essere. Right? Penso che il problema sia un altro. Molto bene, allora siamo tutti d'accordo che lei sente l'ora sul luogo del delitto. Ecco perché pensavo che fossero le 13, ok? È sicuro che la voce avesse annunciato proprio le 13? Certo, è come se la sentissi ancora adesso, era una voce molto chiara. Signor Payne, l'accusa ha avuto modo di verificare l'accusa ha avuto modo di verificare questa testimonianza? Le mie scuse, vostro onore. Anch'io ho appena scoperto che il testimone aveva sentito l'ora. Ok, scusate guys, sono stato un attimo interrotto. Oh, mi dispiace, me ne ero ricordato solo adesso. Sono davvero desolato per questa, ok. Faccia più attenzione a quello che dice. Forse non c'era motivo, infatti, insistere su questo punto, ok. Ok, quindi devo sul coso che ha visto la televisione, no? Ha registrato, ma è andato di 3 ore, no? C'era una voce che non c'è valore, forse proveniva dalla televisione. Ok, e. Obiezione! Adoro dirlo in contemporanea con Phoenix. Un momento! L'accusa ha affermato che si è verificato un blackout all'ora del ritrovamento. E questo registro lo dimostra. Non avrebbe potuto sentire la televisione, né tantomeno un programma registrato. Ah! Io, beh. Accolgo l'obiezione della difesa. Ha una spiegazione per questo, signor Sowit? No, anch'io lo trovo abbastanza strano, sono davvero confuso. Ah, aspetti, ora ricordo. Cioè, lui ricorda proprio nei momenti clou. Signor Sowit, la corte vorrebbe ascoltare una testimonianza accurata, dalla prima all'ultima parola. Questi continui ripensamenti minano la sua credibilità. Inoltre mi sembra alquanto turbato. Le mie scuse. No, aspetta. Le mie. Fuck. Non riesco neanche a parlare
parlare senza balbettare nei punti dove devo balbettare. Le mie scuse, vostro onore. Non ho neanche balbettato, perfetto. Deve essere stato lo shock di aver trovato il cadavere. Molto bene, signor Zoe. Beh, non è proprio... Vabbè, giudice, concentrazione. Ascolteremo di nuovo la sua testimonianza. Ok, un'altra testimonianza. Deposizione del testimone, l'ora sentita. In realtà non ho sentito l'ora, l'ho proprio vista. Ma non avevo detto che non c'era nessun orologio? Tipo? C'era un orologio da tavolo nell'appartamento, mi pare. Sì, è l'arma del delitto, l'assassino l'ha utilizzato per colpire la vittima. Forse è proprio lì che ho visto l'ora. What the fuck? Ma non era un... era una statua là, l'arma del delitto. Quindi non ha senso quello che ha detto. Vabbè, ho già trovato la contraddizione, immagino. Ha visto un orologio, questo spiegherebbe tutto. Spiegazione, what the fuck? Spiegazione valida. Facciamo così, prima leggo e poi parlo, ok? Ma se non ha detto che non hanno ritrovato niente sul luogo del delitto. La difesa può interrogare il testimone, con piacere. Ok? L'ora sentita. In realtà... What? È remixato? No, forse... È Desmume che è un po'... usato. In realtà non ho sentito, non l'ho proprio vista. Mi sembra un po' remixato il tema. Vabbè, forse è l'emulatore che sta un po' laggando. Questo suo ripensamento mi sembra piuttosto sospetto. Sì, immagino che lei possa avere qualche dubbio. Sono desolato, mi creda. Mi sono ricordato solo adesso di quell'orologio da tavolo. Un orologio da tavolo? C'è un orologio da tavolo in appartamento, mi pare, sì. Un orologio da tavolo? C'era un orologio... un orologio sul luogo del delitto? Non riesco mai a dire orologio. Non ne avevo mai sentito parlare finora. Di cosa? Un orologio? Wow, tu dici, sei contemporaneo. Beh, questo gioco è uscito nel 2002. Sì, esistevano gli accrocchi di questo tipo. Sì, è l'arma del delitto. L'assassino l'ha utilizzato per colpire la vittima. L'arma del delitto? Sì, l'orologio da tavolo che... Fuck! Che è stato usato come arma. L'ho appena detto, si è forse addormentato nel bel mezzo della deposizione per caso. C'è qualcosa che non mi torna. Forse è proprio lì che ho visto l'ora. Ok. Perché non ce l'ha detto prima? Beh. Ah no, scusate, non c'è il beh. Me l'ero completamente dimenticato tutto qui. Io stesso non sono sicuro di cosa sia successo. Ma non eri assolutamente sicuro? Il testimone afferma di aver visto l'orologio da tavolo, punto. Ok, forza, cerca di capire qual è la contraddizione, ok? Ho già trovata la mia vista. C'era un orologio da tavolo in appartamento, mi pare, sì, è l'arma del delitto. Aspetta, shit, ok. L'assassino ha utilizzato per colpire la vittima. Shit. Non proprio, signor Sowit. Obiezione. Che adoro dirlo a ritmo di Phoenix. Solo un secondo. L'arma del delitto non era un orologio, ma questa statua. Crede che questa statua assomiglia a un orologio? Oh shit! Oh my god, questo tema è il Cornerhead, se non sbaglio. Non so dirlo, mi spiace. È il Pursuit Cornerhead, non so dirlo in inglese. È forse uno dei temi più memorabili di Phoenix Wright della storia dei videogiochi, man. Lei con le sue cavolo di prove e obiezioni, ma chi si crede di essere? Si limiti a rispondere alla mia domanda, signor Sowit. Ehi, io l'ho visto lì, ok? È un orologio. Vostro signore, se posso permettermi. Vostro signore. Vostro onore. Sì, signor Payne. Ma ho detto vostro onore o vostro signore? Vabbè, non mi ricordo neanche io quanto sono stupido. Come ha dichiarato il testimone, questa statua è in effetti un orologio. Il collo è una specie di pulsante, basta premerlo e una voce annuncia l'ora. Visto che non ho l'aspetto di un orologio, l'ho presentato come statua, le mie scuse. Capisco. Quindi l'arma del delitto era davvero un orologio da tavola. Man, questa non posso balbettare con questa musica, man. Ebbene, signor Wright,
Sembra che la deposizione del testimone fosse corretta. Questa statua è un orologio. La sua testimonianza le solleva ancora qualche dubbio? Beh, se dico no, finisce il processo. Quindi sì, ho molti dubbi a riguardo. In vostro onore, come il neo del testimone sulla croce degli occhi. Vostro nome... Vostro... Qua. Vostro onore, la deposizione del testimone contiene una grossa incongruenza. Non poteva sapere che l'arma era in realtà un orologio, a meno che non l'avessi in mano. Sto registrando, ok. Ma il testimone ha dichiarato di non essere mai entrato nell'appartamento. Un'evidente contraddizione. Ah, quindi non poteva saperlo? Beh, in effetti. Indubbiamente. Il testimone sapeva che la statua era un orologio perché... Beh, conoscevo la vittima. Beh, voglio provare a vedere cosa dice se clicco conosceva la vittima. Tanto spreco punti esclamativi, non lo so, non penso. Mi dica, lei conosceva la vittima, vero? Lei era infatti uno dei suoi facoltosi ammiratori. Sia franco, signor Sowit. Infatti si chiama Frank. Shut up, Phoenix. Ok, un facoltoso ammiratore molto sudato. Franco, lo sono sempre, non per niente. What? Mi chiamo Frank. Ok, sto prevedendo le battute meglio di Lethal Plane Ninja. Vostro onore, disponiamo dell'elenco completo dei conoscenti della vittima. Il nome del signor Sowit non compare mai in questo documento. Ci ha preso 55 scaffali quel documento, dammit. Mi scusi, signor Wright, la sua risposta consiste in un misero. In futuro cerchi non improvvisare accuse senza fondamento. Sì, vostro onore. Mi lasci riflettere ancora un po'. Il testimone sapeva che era stato un orologio, perché? Non so quanto siano arrivati dei minuti, penso intorno a trentina, a ventina. Quindi direi di chiudere qui l'episodio. Non voglio caricare un video troppo lungo su YouTube per poi niente. Vabbè, quindi vi ringrazio dell'attenzione. La prossima volta cercheremo di far crollare il suo castello di carte. E niente, fatemi salvare così. No, la musica è sparita. Così mi ricordo in che file dove l'ho salvato. Aspetta. Fuck. No, ho sbagliato. Ok. Fuck. Ok. Ok. Lo faccio per ricordarmi il file del Desmume, così so che devo prendere. Ok. Shit, ancora la musica. Cioè, meglio. Vabbè, vi ringrazio l'attenzione, bye bye e alla prossima.